Oh yeah, siamo tornati. Oh yeah. Con Resident Evil, sempre col buon Nick. Yes. E abbiamo scoperto nella scorsa parte che Wesker è invischiato in qualche modo nell'Umbrella. Oh mio Dio. Cose nuove di un gioco di quanti anni fa? Una ventina di anni fa. Chissà se c'è qualcuno che non l'ha mai giocato. Qualcuno si becca. De. Allora, questo lo voglio levare dalle palle. Vieni con Noi. Giorgi. Via dalle palle. Anche se rinascono tutti questi, però voglio pulire l'area. Qua c'erano dei nastri, se non sbaglio. Yeah, boy. Dei nastri adesis. E non ci No, servono però. registris. Ma devo fare attenzione alla salute perché è gialla. Bisogna stare attenti alla salute, quindi a non mangiare olio di palma. Ui. Dunque, Ehi. let me think. Qua è sbarrata dall'interno. Ti sbarro negli Ti occhi. sbarro gli occhi. Allora, qui cosa c'era? Intanto togliamo l'amico. Allora, let me remember. Allora, qua c'era il coso e non ci serviva. Do you remember? Qui cosa c'è? Non lo so. Non mi ricordo. Anzi, forse sì. O Non me forse la no. ricordo. Oh, forse sì, o forse no. Ah, Non me ok, lo c'è la sala del ricordo. computer. Stupido! Adesso dovrebbero essere tornati gli zombie nudi. Maledetto. Maledetto zombo nudo. E infatti sono tornati Di tutti. nuovo. Allora, facciamo insieme a questo. Via! No, come ha fatto a prendermi? Entriamo qua. Chiave laboratorio. Al Ok, laboratorio. forse è il caso di darsi una curata. Meglio darsi una rattoppata. E poi c'è anche il fatto che non salvo da un bel po', quindi vorrei trovare velocemente una save room. Perché se no Alla safe. si rischiano le peggio inculate. Dunque, vediamo cosa c'è qui. E fanno molto 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 male. Molto male. Qua c'era la save room in questa zona, mi ricordo. Se non è qua, nope. Allora, ragioniamo con calma. Esatto. Diciamo che le inculate è meglio farle che subirle. Ok. Lo senti il delirio che Erbetta sale. rossa. E il delirio c'è sempre, è costante. Vale, proiettile fucile, sinceramente, Vero, Sama? non me ne può fregare di meno, non come nella parte scorsa che... è non scorsa. Però ho avuto un momento di bipolarismo per colpire il Defiance. fucile. Allora, adesso voglio fare questa parte delle scatole perché voglio evitare il veleno in culo. Però mi sa che ho già cannato. Eh sì, ho cannato. Senti quel veleno Deprad! che corrode la cavità Come si faceva? Anaru. Non rimembro come si faceva questo enigma. Perché di solito la gente se lo fa di corsa e via. Ma io sono stupido. Cioè, più che altro Erito. non voglio perdere troppa salute. Erito. La facciamo così. Oh oh oh. Qua c'è una perdita di tempo. Ora. Anche, no, vabbè, qua ci devo andare per forza perché mi sono ricordato che c'è l'altro terminale del disco moda dall'altra parte, quindi per forza bisogna andare qui. Non ci credo. Per forza di cose. Ah, Dio santo. Non voglio perdere troppa salute. Qua ho cannato di un millimetro. Odio queste parti. Ora ci passi, Jill. Cristo santo. Come se una persona non potesse passare in mezzo alle robe.
con un minimo di agilità. Ok, tappiamo i Bom. buchi. Sempre tappare i buchi. Bisogna tappare i buchi, dico sempre io. C'è un modo di farlo molto, in modo un po' più intelligente, ma io sono stupido. Ecco qua. Se no sarebbe uscito il veleno, se non l'avessimo tappati. È un condotto da reazione. Eccoci qua. Allora, quelli mi sa che sono proiettili magnum. Qua siamo nella parte degli scarti del tipo lobitorio. Ok, proiettile All'abitore. magnum. Ci possono servire. Era da molto che non trovavamo un'erba rossa. Il erbotto col risotto. Questo è il secondo terminale per il disco. Oh yeah! Codice accesso 2. Io ti benedirò con ogni benedizione e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Genesi 22, versetto 17, bla 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 bla. Ok, ci manca solo un disco e qua abbiamo dei bellissimi cadaveri. Si direbbe un obitorio. Ok, andiamoci via da sto schifo. Detto in Via delle modo... palle. Ok, ora... Io avrei bisogno di una save room. Ma mi sa che davvero non ce ne sono più di save room. No, pure ricordo che c'era nel laboratorio, cacchio. È giunto il momento di trovare una Sevrum. Peccato che la Sevrum non ci sia. Forse è questa qui, lo sai? Vediamo. Perché è impossibile che non ci sia una save room alla fine del gioco. No, no, ma è qua, è qua. Yeah! Impossibile. Yeah, motherfucker! Oh, yeah! Allora, intanto abbiamo una erba verde. Allora, queste le mixiamo subito, come i peggio DJ. Vuoi combinare tra loro? Sì! Sì, Poi... combinami tutto. Nope. Poi... Mi sa che è tempo di sfoderare la Magnum. Anzi no. La sfodero ma non la uso perché... Tra un po' arriviamo... C'è la Bene. parte finale! E mi serve, devo conservare i colpi. Anche sfoderarle basta fa figo, dai. Esatto. Minca, avrete Ah yeah. Magnum. Avrete Magnum. Pistole ne avrete. Io c'ho il pad che sta continuando ad impazzire imperterrito. Oh! Porca puttana sto... Guardate, non sto toccando nulla. Basta, Stavo partendo a cazzo! ridere la parte prima quando c'era la lotta col ragno, mi hai fatto Epico. Questo lo buttiamo perché tanto fa ancora fede. Serve un colpo di merda. Serve più merda. Sì. Padre, per favore, non sclerare, stiamo per finire. Stai tranquillo, non emozionarti. Sta per finire Tranquillo, tutto, reggi ancora non un ti po'. agitare. Andrà tutto Noi ti bene. vogliamo bene. Poverino il gatto zozzo. Il gatto zozzo. Il Gatto bestio. stronzo. Il best, ma dimmi. Cartucce magnum. Minchia, ne abbiamo un bel po' della magnum, eh. Avrete magno. Magnum è la prima prova. Magnum PI è la seconda prova. Ne abbiamo uno per ognuno di noi. Ok, abbiamo tutto. Perfetto. Ora possiamo dare una salvata e levarci dalle palle. Usa una canna scrivere per salvare. Di Nuovo! nuovo. Forza, forza. Ho un tyrant da inculare. Yeah, finalmente salvo. Ah, quel senso di sicurezza. Dove
dove potrei morire, potrebbe crashare l'emulatore, puoi tirare un sospiro di sollievo. E dici? Però sono un coglione, no? Ho preso tutto, ho fatto il figo ma non ho preso la magnum. Ho preso le munizioni, abbiamo 18 colpi di magnum più 6 dovrebbe essere. Ah no, altri. Non li avevo visti. Pianta blu, Colt Python. Oh yeah. Ok, combiniamo questi. È il momento di uno sfoggio d'abilità. Ok, possiamo andare. Let's go. Verso la fine. Che ho mangiato una carota, ho fatto il rutto alla carota. Cacarotto. Cacarotto è un insetto. Insetto. Ok, questa è la parte più pallosa di tutto il gioco. Io la odio da morire. Perché ci sono le chimere bastarde. Allora devo fare attenzione perché... Chimere zozze. Ecco. Ecco qui. No, serve una sfoggia di sfoggi. Me la faccio di corsa. Ho sbagliato strada perché sono un coglione. Di nuovo. Se volevi. Doggo! No, ho saltato! Scendi, troio. Puttana! Mamma mia! Le skill shot! Allora, con questo qui attiviamo la corrente. Doggo, ed è molto importante. Guardate tutte le blatte che ha lasciato sto schifo. In terra ha lasciato delle blatte zozze. Guardiamo la salute. Ah no, non mi ha fatto niente. Dunque, attiviamo l'energia. È il momento di uno sfoggio di energia. Oh cazzo. Attenzione. Vieni qua. E vieni. Boom. Un attimo. La porta giusta dovrebbe essere... Cioè, è quella. Però voglio controllare la sicurezza. No, ok, era la stessa. Yeah. Ok. Perché... La sicurezza. In questa stanza che stiamo dove stiamo per entrare c'è il terzo e ultimo terminale per il disco mo. Oh yeah. Allora, se sto tizio scende... Ecco, perfetto. A non scomodarti, ci penso io. Arrivederci. Questa mi stava per prendere. E questo... da morire! Abbiamo fatto una strage. Allora, il terminale è... in una di queste viuzze. Attenzione ai vermi. No, i vermi non so se ci fanno male, non penso. Penso siano solo di background. Eccolo, l'ultimo terminale. E possiamo liberarci dell'ultimo disco. Yeah. Codice d'accesso numero 3. Saranno benedette per la tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Bla bla bla. Genesi. Hai messo via codice d'accesso. Ora. Ricarichiamo. Oh yeah. No, qua si torna indietro, non dobbiamo ancora tornare indietro. Dobbiamo andare qua. Attivare la corrente per l'ascensore. Oh yeah. Madò, da quant'è che non salvavo Chris? 20.000 anni. Qua c'è un casino assurdo in questa stanza. Yeah, magari poi gli speedrunner. Kill all the Chris's. Esatto. You can't kill me. Nope. Magari in futuro potrei farla una run con Chris. Sankoku na tenshi no teze. Qua dobbiamo tornarci dopo per attivare il corpo. No, bugia. Non dobbiamo attivarlo noi. Vabbè, andiamocene via. Sì, penso che proprio... penso proprio che la prossima parte sarà l'ultima. Io voglio fare un'altra capatina alla save room. Perché vorrei prendere un po' di cure in più, non mi fido. Perché il boss finale... Sono morto con un hunter, quindi potrebbe succedere di tutto. Anche perché l'altra volta stavo facendo una speedrun con il DS
Sono stato ucciso dal Tyrant. Quindi meglio evitare stronzate. Come dici, meglio una stronzata dopo che un Tyrant adesso. No, esatto. Adesso. Dunque, ora... noi abbiamo tutti i codici. Non so se possiamo andare già a liberare Chrissy, non mi ricordo. Quindi ora farò un tentativo. Perché non so se si può liberare dopo o subito, dato che abbiamo già i codici. Ora controllo. Dunque, io volevo prendere un po' di cure. Tipo... dai, così va bene, cazzo. Ok, andiamo a provare a liberare Chris. Top. Tanto tra 5 minuti finisco la parte. Siamo già a un quarto d'ora. E procediamo a... Vele... Spiegate. Lo spieghi, prego. Come c'è il classico... Il marinaio spiego le vele al vento. Il vento non... Porca puttana, mi dimentico sempre di questo. RIP. Sis. Tu credi. Tu vivi. Spreco. Tu muori. Tu muori. Tanto, ragazzi, le munizioni... penso sia più che GG, ormai. Non mi spavento di nulla. No, quella parte del ragno poi la vedrai. Ciao, ma che cazzo? Un pannello dove è possibile inserire dei codici d'accesso. Ha inserito il codice 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 nel cesso. E ora la porta è aperta. Godiamoci il filmato porno tra Jill e Chris Redfield. Yeah. No. Per me è morto. Non mi ricordavo ci fosse il corridoio. Mi ricordavo ci fosse la cella. Vediamo se c'è scritto qualcosa qua. Jill? Is that you, Jill? Is that you, Jill? Oh, Chris, you're alive! Okay. You're alive! Eccolo, Chris! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. Tifetta direbbe che stava pompando i muscles in cella. Yes. My muscles are growing stronger. Well, Chris, yes. I'll be sure to come back and help you soon. I am growing very strong. Thanks. I'll be waiting ah, here non you. Possiamo ancora aprirla la porta. Dobbiamo attivare il self-destruct, mi sa. E vabbè. Non me la ricordavo nemmeno questa scenetta dove la porta non si apriva. Non me la ricordavo. E vabbè. Noi adesso andiamo a farci i cazzi nostri. Our dicks. Our dicks. Ok. È il momento della danza. Di uno sfoggio di inabbanza. Ah, l'ho preso, ok. Stavo già incazzando. Attenzione al nudo. Dimmi che l'ho preso. Fuck. Era un po' lontano. Il nudo. Ricarichiamo. Posso permettermi di sprecarli perché tanto ne abbiamo un botto di magnum. Pa, 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 pa. E devo anche interrompere la parte. Allora, facciamo il l'ultima. Il tempo è scaduto. Facciamo l'ultima cosina. Amici. Felice. Aggressivo. Ci dobbiamo lasciare. Jill. Ecco il ritorno di Barry. Oh yeah. Is that you, Barry? Yeah. Jill. Ok. You're here too. Yes, you're here too. Che cazzo di discorso è? I lost my way. Jill, you are here too. Let's yeah? get going. You are here too? No. Nope. Ok, ragazzi, interrompiamo qua perché questa cutscene dura 20 anni almeno, quindi alla prossima.